Sono 50.000 le famiglie toscane, equivalenti a circa 143.000 persone, che potrebbero beneficiare del piano regionale triennale di lotta alla povertà, presentato dall'assessore regionale al welfare Stefania Saccardi. Il piano mette a disposizione fino al 2020 oltre 120 milioni di euro di risorse europee, statali e regionali per un programma organico di interventi finalizzati al sostegno e all'inclusione sociale delle persone in difficoltà, nonché all'attuazione della misura nazionale del reddito di inclusione. La Regione ha svolto un ruolo di coordinamento promuovendo la nascita di una cabina di regia di tutti gli enti territoriali coinvolti. Tra gli interventi previsti ci sono servizi di accompagnamento e ricollocazione al lavoro, incentivi all'occupazione, sostegno all'abitare e interventi per l'infanzia. In Toscana abbiamo una situazione di povertà assoluta e relativa migliore rispetto a quella che è la media nazionale, però è purtroppo in crescita, quindi anche in Toscana non c'è da stare tranquilli ed è importante ed è stata un po' la molla che ci ha fatto pensare di mettere insieme in un piano triennale 2018-2020 tutta una serie di misure appunto di contrasto alla povertà. Molti gli interventi incentrati anche sulla scuola e sull'inclusione scolastica, dagli asili nido alle scuole secondarie. È molto difficile parlare di, cioè, frammentarli questi interventi, però sicuramente c'è un impegno della Regione, come nel diritto allo studio, nelle politiche attive, nelle fasi di transizione, sull'emergenza abitativa, così come nel sociale puro, proprio perché la nostra vuole e deve essere una Regione inclusiva, così anche come ci chiede l'Europa.